faccio uno zoom su quello che la città di Pinerolo ha fatto riguardo al cuore dinamico del progetto Peter. In questi mesi è stato dato l'affidamento per il noleggio dell'auto elettrica che userà la polizia locale. Nel mese di settembre sono stati organizzati 3 weekend in cui si potevano di promozione alla mobilità sostenibile, in cui si potevano provare le e-bike, i monopattini elettrici. Sono stati organizzati dei tour enogastronomici per la collina di Pinerolo e delle visite turistiche all'interno della città proprio con mezzi di mobilità sostenibile. È in corso di affidamento l'incarico per la progettazione, direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza per l'installazione delle 10 di 10 colonnine elettriche di ricarica per le auto elettriche e di bike sul territorio di cui Pinerolo fa parte. In ultimo è stato individuato il soggetto che realizzerà il progetto relativo alle azioni sperimentali di mobilità sostenibile, target lavoratori, in particolare lavoratori extracomunitari, in stretto collegamento col progetto Cuore Solidale. Questo, per ora è l'avanzamento che riguarda la città di Pinerolo. Vi saluto. Bisogno per tutti noi che operiamo nei territori e per gli amministratori locali e i cittadini di innovazione e anche di interventi come questo che vedete alle mie spalle, basato semplicemente su una segnaletica semplice, a basso costo ma evocativa, che possa essere ripetuta sia verticalmente che anche a livello stradale, per dare un nuovo segnale, una nuova vitalità alla ciclabilità. Cuore Dinamico, in particolare come progetto, intende ridurre l'uso dei veicoli privati e sviluppare alternative di mobilità attraverso nuove soluzioni di connessione, migliorando quindi l'accessibilità multimodale e integrando le diverse modalità di trasporto all'interno di un territorio. Sitech Italia, insieme alle società di Cisio e Bike Hub, è stata incaricata da parte del gruppo di azione locale Escarton e Valli Valdesi di sviluppare un progetto di Mobility Hub. Il progetto si articola in 3 fasi. Durante la prima fase, ormai già conclusa, è stata effettuata una ricognizione dello stato di fatto. Sono state quindi analizzate le dinamiche socio-economiche e demografiche e l'offerta e la domanda di mobilità all'interno dei territori del progetto. La seconda fase, attualmente in corso, vede lo sviluppo della diagnosi dello stato di fatto e il coinvolgimento degli enti del territorio attraverso una serie di webinar. Durante la terza e ultima fase dello studio andremo quindi a sviluppare il modello di Mobility Hub. Partendo da una serie di best practice internazionali e di casi studio transfrontalieri, svilupperemo delle linee guida e delle indicazioni generali per l'organizzazione di un Mobility Hub. Nello specifico, poi, il modello sarà declinato sui comuni di Avigliana e Pinerolo, partner del progetto. Per il comune di Avigliana si potranno utilizzare i dati raccolti durante la prima fase dello studio, mentre per il comune di Pinerolo, si darà continuità al percorso intrapreso dal comune stesso durante lo sviluppo dello schema locale di PUMS. I risultati dello studio alimenteranno quindi una serie di strategie transfrontaliere, replicabili e trasferibili.